Ciao a tutti belli e brutti dal vostro Christian Eares. Siamo tornati qui in compagnia della nostra simpatica Xbox One e del nostro simpatico FIFA 17, che a livello di gioco non è il massimo della vita, però almeno ci dilettiamo nelle sfide che non sono per niente male, quindi ottima idea questa cosa delle sfide. Allora, praticamente, perché vi sto facendo vedere la squadra della settimana 16? Perché praticamente, come ben sapete, è uscita la sfida della squadra settimana 16, quindi questi qua sono i giocatori che potremmo eventualmente trovare, uno di questi, perché per fortuna non ci sono tanti oro, quindi l'alternativa più scarsa sarebbe questo, anche se mi piacerebbe molto ottenere questo qui. Perché terzino destro, anche questo, vabbè, con 86, quindi chiedere troppo, mi sembra, secondo me troverò un 81, quindi questo, l'attaccante spero di no, perché c'ho Defoe, c'ho Aguero, di attaccanti ne ho bizzeffe, tanto che ho dovuto mettere Defoe come COC, lo sto trasformando in COC perché secondo me rende di più perché il mio stile di gioco è il 4-3-3, quindi giocare con due punte non ci ho provato in qualsiasi modo da ogni dove, però gaminga come si dice qui a Milano. Allora, praticamente questa è la sfida. Io la farò una volta sola perché non ho il tempo, non ho avuto il tempo, infatti questo è l'ultimo giorno per farla, quindi sono un pochino in ritardo. Però, visto che ho fatto il pack opening, ho trovato un bel po' di persone, un po' di carte, ho dovuto sacrificare ancora il nostro simpatico Fonte. Ero contento di averlo trovato perché così almeno non lo rimettevo. Però, visto che c'ho un If in difesa e l'altro è nettamente più forte, non mi ricordo il nome, però, quindi nulla. Allora, praticamente, come tutte le sfide, la matematica non è un'opinione, in quanto comunque per fare questa sfida ci vuole una squadra di valore complessivo 84, 11 giocatori con una media di 84, però come potete ben vedere io ho anche un attaccante da 80 e, molti giocatori 83. In sostanza basta averne 2 da 84, 1 da 80 e tutto il resto è nebbia, tutto il resto 83. Perché uno da 80? Questo non l'ho ancora capito, perché se noi mettiamo un livello 81, che teoricamente è più alto, quindi dovrebbe andare bene lo stesso, al posto dell'80, tac, 83. O sono scemo io, non ero bravo in matematica, però teoricamente dovrebbe valere la stessa cosa. Invece no, cala, invece se metto l'80 aumenta. Quindi voi attenetevi sempre così, non vi dico i nomi dei giocatori perché vabbè li sapete, basta che vi attenete a 2 di 84, 1 da 80 e tutto il resto da 83 e ve la cavate. Non so neanche quanto ho speso, la maggior parte li ho trovati nei pack opening, quindi mi spiace più che altro per Terry e questo qui perché comunque sono giocatori che potrei rivendere anche a 6.000 crediti. Ho visto sui 4.000-5.000 crediti l'uno, quindi però vabbè, chi se ne frega. Quindi niente, direi di salutare velocemente queste simpatiche canaglie e poi di andare a aprirci i giocatori e svelare un attimo chi abbiamo trovato. Chiedo scusa per la voce, ma non sto tanto bene, c'ho un po' di raffreddore al naso, potete vedere che è bello ampio, quindi di roba ce ne sta, non vi dico che cosa ne esce fuori. Praticamente vediamo un po'. Questo qua è il nostro simpatico pacchetto. Dopo questo momento catartico della nostra vita, questa notizia bomba. Teoricamente potrei farne altre di sfide, però non ho molti giocatori da 83, ma soprattutto non c'ho tempo di comprarmi quelli da 84, perché francamente dopo questo video lo elaboro, lo pubblico e poi mi ributto a letto perché non ne ho poco. Allora, vediamo un attimo cosa riusciamo a trovare. If, beh, è normale. Esterno sinistro, 81 come voleva si dimostrare, ci siamo presi un bel castro. Ah, non è neanche della Premier League, mi sa. Poi gioca pure in Giappone. Però vediamo un po' le caratteristiche.
Fa un po' cagare. Diciamo un po' troppo. Però vabbè, questo ci è capitato. Questo qua è un if che teoricamente potevo comprare benissimo a 10.000 crediti. Però a piede debole 4 stelle, 4 mosse di abilità. Lo proveremo in una squadra spagnola perché fanno una squadra di questa league che francamente non so, forse l'australiana. No, Giappone non credo. Però vabbè, fa niente, ce ne faremo una ragione. Nulla, questo è il giocatore che ho trovato, la mia fortuna mi segue ovunque vado. E quindi niente, direi che possiamo passare ai saluti, quindi un saluto a tutti belli e brutti, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un bel pollicione, ed eventualmente se non siete iscritti al canale iscrivetevi che la cosa mi fa immensamente piacere. Ho trovato un giochino molto carino di macchine che mi ricorda molto F1 Dreams, non so se lo conoscete, ma è un vecchio videogioco da bar visto dall'alto di Formula 1. Questo qua però è macchine da rally tipo off-road, però vabbè, c'erano altri titoli della mia epoca. E quindi probabilmente lo acquisterò e farò anche dei video di quel simpatico gioco. Quindi nulla, è stato un piacere, spero che la cosa vi sia piaciuta e vi auguro una buona giornata e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!